Benissimo, possiamo cominciare? Grazie di essere qui, benvenuti a tutti, è proprio un piacere vedervi, auguriamo buon anno a tutti a questa sala. Comincia il suo duro lavoro dell'anno perché questa sala ne ospita di incontri per tutto l'anno, per cui sicuramente le ghirlande sono un bellissimo modo per cominciare a riscaldarla. Le ghirlande sono i nostri gruppi di lettura, vedo tantissimi volti noti, quindi non so quanto dilungarmi a dire, comunque sono i gruppi di lettura che la Biblioteca di Puglia riorganizza, questo è il quarto anno. La nostra peculiarità è che ogni gruppo ha un facilitatore, un conduttore, una persona che ha pensato un percorso e ha voluto proporlo alla biblioteca, e la biblioteca insieme con i bibliotecari insomma ha deciso cosa accogliere e cosa no per quest'anno. Quindi quest'anno abbiamo 7 proposte, una in meno dell'anno scorso, così è meno imbarazzante per voi decidere, e adesso appunto le andremo a presentare. Vi ringrazio davvero di cuore perché la vostra presenza nelle serate di ghirlande, anima questo palazzo in un modo particolare, noi siamo sempre molto contenti di questa serata. E passo la parola all'assessore alla cultura e partecipazione Laura Valli, e già un ringraziamento in particolare a tutti i nostri facilitatori, grazie di essere qui. Grazie Enrica e grazie a voi di essere qui. È confortante, anzi, come dire, fa terminare con gioia una serata e una giornata, magari per tutti noi faticosa, il vedere così tante persone che, nonostante la fatica della giornata sulle spalle e il freddo che tutti noi ormai da diverse settimane soffriamo, escono per venire in biblioteca e partecipare alla presentazione di questa quarta edizione dei gruppi di lettura Le Ghirlande. L'anno scorso, quando ho presentato i gruppi, mi era venuta in mente questa metafora degli effetti collaterali. Direi che appunto si conferma anche quest'anno questo contagio, ecco, oltre al virus influenzale che imperversa, abbiamo anche il virus delle ghirlande che attraversa Brugherio, e voi, come dire, siete i bacilli di questo virus. Tra gli effetti collaterali ce n'erano molti, c'era sicuramente quello di rinnovare attraverso questa nuova modalità di lettura condivisa il piacere del leggere, c'era l'effetto collaterale di diventare o nuovi o ancora più assidui frequentatori della biblioteca, c'era anche tra gli effetti collaterali quello del desiderio, no? Del bisogno del confronto, della partecipazione, del leggere insieme ad altri, o meglio, del condividere insieme agli altri la propria esperienza di lettura. Ma io credo che tra gli effetti collaterali più belli e più, spero, mi auguro, contagiosi di questi gruppi di lettura delle ghirlande ci sia quello di una diffusione e della realizzazione di uno dei bisogni che io ritengo primari, insieme al lavoro, alla casa, al cibo. C'è un bisogno oggi, forse più di sempre, di umanità. E trovo che le ghirlande siano davvero un preziosissimo e molto raro laboratorio di umanità, in cui le persone, chi ha fatto esperienza in questi anni precedenti lo può testimoniare, chi per la prima volta vi si avvicina scoprirà che questo è uno
degli aspetti forse più, ancora più belli di questa esperienza dei gruppi di lettura. Le persone qui si confrontano, si incontrano, creano nuove relazioni, indubbiamente, fanno circolare le proprie idee, le proprie emozioni, le proprie riflessioni sulle letture, ma lo fanno con una modalità che di questi tempi è forse un po' troppo rara. Oggi siamo spesso abituati alle urla, alle prevaricazioni, al chiasso, a voler avere sempre l'ultima parola, a uno sguardo molto spesso anche negativo sugli altri, sulle idee degli altri, sulle cose, su come vanno. E invece da quello che io ho raccolto sia dai nostri facilitatori che qualche volta spiando da dietro le quinte i gruppi di lettura è questa bellissimo contagio, contagiosa esperienza di umanità, per cui benvenuti ai nuovi, ben ritrovati ai vecchi e davvero un grazie straordinario ai nostri irriducibili facilitatori. Grazie a tutti. La serata si svolge in questo modo. Adesso io dando la parola, ciascuno presenterà il proprio gruppo, avrà a disposizione 7 minuti. Dopodiché suoniamo il campanello. No, questo per consentirvi anche di avere uno spazio poi di incontro, insomma, perché iniziamo a terminare poco dopo le 10, in modo poi che i gruppi si possano cominciare a riunire almeno per un primo giro di conoscenza e poi per appunto perché loro vi possano presentare un po' più nel dettaglio la proposta. Un saluto al direttore del nostro sistema bibliotecario, Corrado Alberti, che ringrazio di essere presente e che può vantare nel suo sistema bibliotecario tanti gruppi di lettura. Ecco, non soltanto a Brughiero, che c'è a Brusco, a Cavorata, a Cologno, a Vimodrone, a Bussero. E tra l'altro il nostro sistema bibliotecario cura un portale, il portale nazionale dei gruppi di lettura, di cui magari poi i facilitatori nel corso dei mesi vi parleranno, perché è su lì che poi vorremmo anche raccontare, mettere i verbali degli incontri, cioè raccontare che cosa succede. È proprio un progetto che il nostro sistema bibliotecario si chiama Nord-Est Milano. La stanchezza non so come si chiama, ed è un portale molto importante che usano tantissimi gruppi di lettura in Italia, quindi ci è piaciuto mettere a disposizione le competenze che erano all'interno delle nostre biblioteche a servizio di questa idea, così di raggruppare e dare un luogo di visibilità condivisa e condivisibile a livello addirittura nazionale. Per cui ritroverete anche i percorsi di lettura, i nomi dei vostri facilitatori. Allora, cominciamo, andiamo in ordine di presentazione del fascicolo e quindi cominciamo con Federica Reali e i suoi romanzi utopici di Stock. Ci metto qua così guardo l'orologio. Grazie a tutti, grazie a Enrico per la presentazione e infatti proseguo di fatto l'esperienza che ho avuto nei 2 anni passati coordinando una ghirlanda che è dedicata al romanzo contemporaneo. Quest'anno però con un nuovo tema che è il tema proprio del futuro, un tema che trovo particolarmente interessante perché se ci guardiamo intorno forse di futuro non ne vediamo tantissimo nella realtà intorno a noi. E allora dove lo cerchiamo? Lo cerchiamo nella letteratura, lo cerchiamo nel cinema volendo, perché nella ghirlanda propongo anche qualche film se vi farà piacere vederlo, ma innanzitutto nella letteratura, nel romanzo, perché gli scrittori tuttora continuano a immaginarlo il futuro, e immaginarlo è l'unico modo per viverlo, è l'unico modo per considerarlo per quello che è, una pagina bianca ricca di grandissime possibilità da colmare con l'immaginazione, con la fantasia, con l'intuizione. Leggere di futuro in letteratura vuol dire leggere innanzitutto di due generi, quelli che propongo qui, la distopia e l'utopia. La prima immagina futuri negativi, la seconda immagina futuri positivi, perché c'è anche questa seconda. E giustamente no, alcuni lettori mi hanno detto, ma perché proporre un genere che tratta futuri negativi, la distopia, insomma, angoscia, ansia? È piccola cosa, perché in realtà è un genere di grandissime potenzialità, secondo me 3 aspetti veramente forti che sono diffusi poi in tutti i libri delle ghirlande.
Il primo è il fatto che questi generi letterari sanno disegnare mondi interi. Lo vedremo a marzo e lo vedremo a maggio. Possono essere mondi negativi, e allora sono sì le società distopiche di Huxley, di Orwell, che immaginano per esempio Huxley, un futuro ipertecnologico, dove le persone isolate si isolano nella droga, per esempio, o quello positivo, quello negativo, quello di Orwell, ma totalitario, con l'occhio del grande fratello che controlla. Due futuri diversi, ma capaci tutti e due di rappresentare dei mondi. Ed è questa la cosa bella, descriverli come fanno loro fin nell'ultimo particolare e confrontarli, che cosa è più credibile, cosa è più vero, chi ha intuito meglio il futuro. Vediamo, ci si confronta. A maggio invece futuri positivi, le utopie di Ursula Le Guin. È anche interessante che sia una donna, perché l'utopia, la distopia non è un genere per uomini o di uomini, è un genere per tutti e quindi anche per donne, direi. E l'aspetto positivo in questo caso interessante è proprio la capacità di saper descrivere persone in collaborazione, mondi positivi perché si collabora, quindi temi per esempio dell'ecologia che lei già trattava negli anni 60, della pacificazione, della collaborazione intergalattica. Secondo lei il futuro era positivo e polemizzava con Orwell e con Huxley perché descrissero futuri negativi, quindi c'è anche l'utopia, c'è anche la positività. Questo è il primo motivo. Il secondo è quello della grande umanità che traspare in questi romanzi. Lo vedremo già a febbraio, scenari da fine del mondo. È interessante proprio vedere quando, togliendo le cose, emergono le persone. Per poter vedere profondamente i rapporti umani, il nodo di affetto profondo che ci lega a tutti, la cosa più semplice che si può fare in letteratura, ma di grande intuizione, è togliere le cose. E quindi vedremo un padre e un bambino che camminano lungo strade di uno scenario post-atomico, e i loro rapporti si fanno più semplici, ma proprio perché più semplici, molto più intensi. E lo stesso vale per l'incontro di aprile, l'incontro nel quale invece ci dedicheremo alle biotecnologie. In questo caso l'interrogativo è l'etica nostra, cosa siamo disposti a fare pur di sfondare il muro della morte, di sfondare il muro della malattia. Sembrerebbe che siamo disposti a tutto per farci dare un'immortalità, ma per esempio nei romanzi che ne parlano, questo vuol dire sfruttare dei cloni nostri come miniere di organi per quando poi morire, per quando poi ci ammaleremo. Siamo disposti a farlo? Non è detto. A modificare il nostro corpo in senso eugenetico? Ma forse no. E questo non sono, diciamo, trattatistica scientifica, sono romanzi, quindi noi ci identificheremo anche nel clone dell'androide, confronteremo l'umano con il non umano, in realtà anche con l'umano. Quindi romanzi di grande umanità. E l'ultimo aspetto, che è quello di giugno, è la sperimentazione letteraria, cioè questi generi non sono generi isolati, sono percepiti a volte come generi un po' per cultori, quindi a sé stanti. Non è così, si mescolano molto con altri generi letterari, a me interessa per esempio la mescolanza con il romanzo storico, perché siamo sulla linea del tempo e allora il futuro richiama il passato. Come possono mescolarsi? Cosa sarebbe successo per esempio se Hitler avesse vinto la seconda guerra mondiale? Creiamo la storia con i secoli, ma sono le cosiddette ucronie. Oppure accostiamo appunto trame storiche, trame fantascientifiche, vediamo come l'una e l'altra in realtà si compenetrino, tutto si tiene, la vicenda di un inquisitore medievale e la vicenda di un viaggio intergalattico. È un gioco ed è anche interessante vedere questo aspetto. Per cui appunto per chiudere direi che per i mondi che ci regalano questi romanzi, per il fatto che ci regalano mondi interi, per il fatto che ci raccontano l'umanità profondamente, quindi i personaggi sono molto intensi, e per la sperimentazione letteraria, perché è una ghirlanda molto, molto interessante, e interessante per i bei libri che leggeremo. Sono scritti molto bene, non sono solo romanzi di grande immaginazione e intuizione, ma va ben scritti. Quindi per tutto questo vi invito a partecipare a Futura. Grazie. Parola Fulvio, quindi Fulvio Bella, che è dall'inizio che c'è Fulvio Bella, ma è il secondo anno consecutivo a condurre l'Irlanda sulla poesia, perché come avete già intuito le nostre dirande sono aperte a diversi generi. Bene, per una casualità che ogni tanto mi accompagna, venendo qui sentivo proprio alla radio un intervento e c'era proprio una persona, non so che trasmissione fosse, comunque, che parlava della poesia e sosteneva questo fatto che la poesia fosse una cosa per sognatori, persone tra le nuvole, e sosteneva un po' questa linea della poesia come una cosa che sostanzialmente non si. Io mi dedico alla poesia, lavoro quando sono in pensione soprattutto a questa cosa, partendo dall'esatto opposto.
pensando che la poesia sia una cosa meravigliosa che aiuta a vivere concretamente, aiuta a vivere nella vita quotidiana, e che la poesia trasforma ogni cosa e ci permette di vivere meglio e più coerenti e con più consapevolezza. Quindi mi muovo da questo fatto della poesia come strumento per vivere meglio, e avendo sempre fatto un lavoro, dei lavori apparentemente molto lontani dalla poesia, in realtà devo dire che aver sempre seguito, fin da ragazzo, la poesia eseguita, mi ha sempre permesso di fare bene e meglio anche questi lavori apparentemente lontani. Quindi il mio punto di vista è questo, una poesia da portare tra la gente, da andare tra la gente, poesia che si può recitare sul tram, che si può recitare dei medici, si può, dovunque c'è la gente, portare la poesia, e questo è quello che ci riguarda. E da questo punto di vista, una poesia, quindi non una fonte, come si chiamerà questo percorso? Si chiama Per sentieri di poesia, perché si tratterà proprio di pensieri, di percorsi, e anche qui non avremo, come se altre parti, un libro di poesia, un autore da studiare, da fare, viceversa, metteremo al centro una situazione, un argomento, può essere un fiore, una cosa, e cercheremo di vedere come i vari poeti delle varie epoche, questa è una cosa che ci tengo, mi piace percorrere nelle varie epoche, cercare di vedere come gli stessi poeti sullo stesso argomento hanno dato risposte diverse, non solo dal punto di vista stilistico e letterario, ma di contenuto, e quindi proprio a confronto di pensiero. E questa è una cosa, ci sono risultati a mio avviso meravigliosi, bellissimi, io mi esalto tutte le volte che cerco, che preparo queste cose. Quindi saranno dei veri e propri percorsi. Che cosa affronteremo? Cominceremo, il primo percorso nasce, questo sono molto orgoglioso, nasce proprio dal 150esimo della vita del comune di Brugherio, perché con la mostra su De Pisis, De Pisis, un famoso pittore, ma lui ci teneva a essere poeta, mi ha portato a leggere, quanto probabile, le sue poesie. Per cui partiremo da De Pisis, ma sceglieremo De Pisis come strumento di parlare delle poesie del dolore. Quindi affronteremo una serie di autori, anche qui nelle epoche, perché nelle varie, soprattutto moderne, perché il dolore e soprattutto il disagio del vivere nel Novecento, ma potremo scoprire come già nel Tasso molto di quel problema di vivere ci fosse. Quindi affronteremo il primo volta il dolore. La seconda volta andremo per l'opposto, affronteremo i sentieri dell'amore. Questa è una cosa, rappresentata la poesia e l'amore, è una roba che ci pensate... lunga, apertissima, però noi cercheremo di trovare proprio, ho usato questo esempio di Arianna, del filo di Arianna, cercheremo di trovare un filo che ci permetta di percorrere attraverso i percorsi d'amore, partendo dal Novecento e tornando al Novecento, ma cercando di vedere anche come torno all'amore, tutti pensiamo di sapere tutto, di conoscere tutto, in realtà se c'è una cosa della quale spesso conosciamo poco o solo una parte, pensiamo di conoscere tutto, sia proprio sull'amore. La terza incontro è proprio un po' più specifico, ma siamo nel quinto centenario dell'uscita dell'Ariosto, e allora mi piaceva partire da questo fatto dell'Ariosto per affrontare un po' tutto il tema, non solo l'Ariosto, tutto il tema dei paladini, cioè l'Orlando innamorato, l'Orlando furioso, ma mettendoci dentro anche la Sette Rapite, il Morganti, quindi facendo quel secolo e mezzo di letteratura in ottavi cieli, che affronta però questo tema della, e vedremo quante cose, però l'ottica in cui faremo questo, vedere quante cose riusciranno a raccontarci anche a noi oggi. Proprio in questi giorni parliamo del principio della questione, bene, c'è un pezzo dell'Orlando Furioso sulla violenza contro la donna che è di un'attualità straordinaria, quasi insuperata. Quindi cercare proprio di scoprire quanta novità, quanta modernità c'è in quelle cose che ci sembrano anche antiche. Il quarto argomento, affronteremo anche qui un tema tipicamente poetico, l'ho chiamato Sentieri che sbocciano, e affronteremo proprio la rosa, anche qui la rosa. Vedremo come su questo fiore, dai poeti più diversi, quanti modi c'è come metafora della rosa, quanti significati diversi ci sono, anche qui correndo dietro, cercando quello di sé. L'unica cosa, e chiudo, l'unica cosa con la quale non rispetto il fatto di girare per i secoli è l'ultimo che l'ho chiamato i sentieri di montagna.
perché ci ho tenuto di affrontare, in questo caso affronteremo la poesia della resistenza in particolare, perché ci ho tenuto a portare avanti un concetto, che la poesia, accanto a tutte le cose detto prima, è anche un grande strumento di lotta e di affermazione contro la tirannide e contro lo sfruttamento e contro la prepotenza. Per cui è anche giusto ricordare la potenzialità che può dare la poesia nello strumento della lotta quotidiana, anche qui, per vivere noi meglio e per far vivere meglio. Grazie Fulvio, adesso è il turno di Cinzia Assi, che anche lei è con noi dall'inizio, ma ha sempre partecipato a tutti come supporter, quest'anno finalmente in prima fila per condurre un gruppo di lettura tutto suo su un tema bellissimo come la letteratura nordica. Allora, sono qui un po' a parlarvi di una passione, nel senso che quando ho pensato a quale gruppo di lettura mi sarebbe piaciuto proporre rispetto a quanto avevamo fatto negli anni precedenti, io ho lavorato in questi anni un po' sulla letteratura di donne, su Virginia Woolf, l'anno scorso sul discorso dell'adolescenza, ho detto no, questa volta mi piacerebbe proporre invece proprio una mia passione letteraria. E tra le passioni letterarie che io sempre ho avuto, una di quelle che è emersa in maniera significativa è proprio quella sulla letteratura del Nord. E perché sulla letteratura del Nord? Perché è una passione che mi accompagna da tanti anni e perché è una passione che vuol far vedere che forse il Nord Europa non è tutto e solo quello che normalmente ci viene dato, perché spesso noi conosciamo la letteratura del Nord soprattutto per esempio attraverso i gialli che ci sono stati proposti della letteratura del Nord. Quello che mi piacerebbe trasmettere attraverso questo gruppo di lettura è che invece esistono tante letterature del Nord, esiste tante modalità di approcciare questo e un po' correlandomi un po' a quello che diceva anche Laura Valli prima, quello che emerge è proprio tanta varia umanità. Ho deciso di dedicare questo gruppo a, con un titolo che è di Larson, che è uno degli scrittori che poi prenderemo in considerazione, che è Bisogno di libertà. La letteratura del Nord ci trasmette questo. E l'altra cosa che ho un po' pensato di fare è utilizzare ogni mese più o meno un paese per far vedere appunto che anche in questo ci sono veramente mondi diversi, sguardi diversi, capacità di scrivere diverse e anche forse tematiche diverse. Per cui a febbraio io prenderò in considerazione Pasilinna, che è uno scrittore finlandese estremamente, direi, umoristico, ironico, dove la cifra che prevale è proprio questa, cioè il bisogno di libertà declinato nella possibilità del cambiamento che c'è sempre nella vita di chiunque. E io ho scelto due dei suoi libri più famosi, il primo che l'ha reso famosissimo, che è L'anno della lepre, e Piccoli suicidi tra amici. A marzo invece Larson è un personaggio molto particolare, che si racconta a noi in Bisogno di libertà, che è un suo romanzo autobiografico. Lui in realtà vive quasi sempre in mare, scende solo una volta l'anno per fare il suo corso di letteratura all'Università di Lund, ma vive in barca vela sostanzialmente. E anche lì Larson un po' ci testimonia sia la capacità di raccontare dei romanzi contemporanei, penso al Porto dei Sogni Incrociati, sia la rielaborazione della letteratura. Perché la vera storia del pirata Long John Silver è proprio la rielaborazione dell'Isola del Tesoro di Stevenson. E ad aprile invece ho scelto un autore islandese, non nella sua parte più nota, ma in questa storia di questo Ari, che è un poeta che a un certo punto non riesce più a scrivere e torna alle sue radici, che sono in Islanda appunto, e c'è tutta la storia della sua famiglia, dei suoi genitori, dei suoi nonni e la storia di questo rapporto molto forte tra l'Islanda e il mare sostanzialmente, o perché lo odio, perché lo ami tantissimo, perché non sei capace di staccartene.
A maggio invece, ecco, per dare invece un po' una cifra diversa, ho pensato invece a dei libri legati invece al dolore, perché secondo me anche lì se noi poi affrontiamo, questo è uno degli aspetti che nella letteratura noi non possiamo non tenere in considerazione, non so come dire. E a maggio ho scelto Gli uccelli di Vesas e invece due libri di Stieg Dagerman, uno che è un romanzo che è Bambino bruciato e l'altro invece è Il nostro bisogno di consolazione, che è una sorta di testamento spirituale. Dagerman è morto suicida a 31 anni, quindi è proprio questa modalità di testimonianza della sua storia, ecco. E per finire a giugno invece mi è sembrato bello dare spazio agli olandesi di vario genere, nel senso che allora lì veramente ero molto imbarazzata sulla scelta, perché secondo me quello che è stato prodotto dagli olandesi in questi anni è stato notevole. Poi ho fatto una scelta un po' così arbitraria, ma vabbè, ve la propongo e vediamo, ecco, nel senso di sottolineare l'Olanda come terra veramente di apertura, di libertà. E quindi ho scelto un Nutboom, che ha scritto anche molto di letteratura di viaggio, ma gli ho scelto un romanzo che è Rituali, Abdullah, perché in realtà è uno scrittore che è iraniano di origine, ma scrive in olandese, e La casa sulla moschea è un libro bellissimo, proprio, credo sia anche proprio una testimonianza di un Islam diverso da quello che a volte noi pensiamo che sia e da quello che a volte ci propinano che sia. E da ultimo Broken ha scritto due grandi libri, uno di lettura su un pianista che è Egorov, che uscì dalla Russia e visse in Olanda fino alla fine degli anni Ottanta, e Anime Baltiche, che secondo me ci attraverso grandi ritratti di grandi scrittori, autori, poeti, musicisti baltici, ci dice poi quello che secondo me è una delle cose più importanti, cioè viaggiare insieme a leggere e ascoltare è la via più breve per arrivare a se stessi. Grazie. Grazie Cinzia, immagino che cominci a crescere il vostro imbarazzo nel dover decidere. Adesso la parola al collega Andrea Angeletti, quindi il padrone di casa, e quest'anno abbiamo voluto introdurre una ghirlanda sulla, perché di lettura, di visione, ma anche ovviamente di lettura sul cinema. Andrea, il collega che in biblioteca si occupa proprio di questa sezione, quindi ha accolto molto volentieri questo invito. Grazie. Grazie a tutti. Parto dalla riflessione che faceva Cinzia, nel senso che anch'io porto nella mia ghirlanda tendenzialmente una passione, che è la passione per il cinema. E spero di poterla condividere con chi si iscriverà al mio gruppo di visione, lo chiamerei. E, per me la prima esperienza come ghirlandaio, mi piaceva la parola ghirlandaio, il programma è, l'ho pensato come un viaggio, infatti la mia ghirlanda si intitola Viaggio e miraggi nel cinema, l'ho pensato come un viaggio, nel cinema con il cinema, fatto di 5 serate, a parte questa di presentazione. E, prima di presentare brevemente i contenuti di ogni singola serata, vorrei fare una premessa sulla formula di questa ghirlanda, nel senso che non sarà un classico cineforum dove si vedrà interamente un film, sarà invece una possibilità di vedere frammenti, parti di più film legati da un tema, nel senso che ad ogni serata appunto corrisponde un tema. E ci sarà quindi la possibilità di interagire, dialogare, confrontarci sui contenuti che andiamo a proporre. Il primo incontro che ho pensato è un viaggio intorno al tempo, il cinema e il tempo, l'ho intitolato, nel senso che ho preso in considerazione, per una mia passione appunto, tutti quei film che utilizzano il tempo in modo frammentario, non lineare, non logico, quanto invece un tempo circolare, un tempo che torna, ritorna, fatto di flussi, riflussi. C'è
c'è una frase di un film che ho scelto, che è Prima della pioggia, che è un film di un regista macedone, Milko Manceschi, in cui uno dei personaggi dice: il tempo non muore mai, il cerchio non è rotondo. Ecco, questa è un po' l'idea di, che guida un po' questa scelta. In questo senso mi sentirei di dire che è un regista sicuramente esemplificativo di questo che sto per dire, che vorrei trasmettervi, è González Iñárritu, che è un regista messicano probabilmente che conoscete perché ha vinto 2 Oscar nel 2015 con Birdman, nel 2016 con The Revenant. Io prenderò in considerazione uno dei suoi film, che è Babel, che fa parte di una trilogia insieme ad Amores Perros e a 21 Grammi, in cui è esemplificato molto bene questo discorso del tempo non lineare, del tempo non logico. Il secondo incontro invece sarà un viaggio vero e proprio, nel senso che dicevo appunto che l'ho pensata come un viaggio nel cinema, questa ghirlanda. Il secondo incontro sarà un viaggio vero e proprio in un luogo geografico, e quindi mi ha anticipato Cinzia, nel senso che anche la mia, il mio viaggio sarà un viaggio nel nord Europa, in particolare nella cinematografia danese. Probabilmente il regista danese più conosciuto è Lars von Trier, che ha fondato nel 95 un movimento che si chiama appunto Dogma 95. E io prenderò in considerazione qualcuno dei suoi film, ma anche le giovani voci della cinematografia danese, in particolare una giovane donna regista che è Susan Bier, di cui ho indicato appunto i 2 film che andrò a trattare. Il terzo incontro invece sarà sempre un viaggio, però un viaggio più vicino, un viaggio nel cinema di casa nostra, perché l'ho intitolato Viaggio nel noir italiano. E se date un'occhiata ai titoli, soprattutto ai registi, l'idea che mi ha spinto è quella di proporre registi assolutamente poco conosciuti al grande pubblico, nel senso che non sono Sorrentino, Garrone o altri grandi nomi del panorama attuale del cinema italiano, ma che secondo me appunto, nonostante questo, offrono un cinema di grande qualità e un cinema molto essenziale, un po' alternativo rispetto a questo film, questo cinema fatto di effetti speciali, digitali, che va per la maggiore, insomma. E il quarto incontro invece sarà un incontro su un tema delicato, ma secondo me interessante, che il cinema ha sempre affrontato e continua ad affrontare, che è il lavoro. Quindi un tipo di cinema civile, sociale, impegnato. E naturalmente non poteva mancare un film di Ken Loach, che sicuramente è un'icona di questo tipo di cinematografia e di impegno. Però ci sono anche un paio di film italiani che secondo me sono degni di nota e comunque sono indicati appunto nel programma dell'incontro. L'ultimo incontro, che sarà a giugno, invece sarà un incontro un po' più leggero, fresco, dinamico, anche perché sarà estate appunto, quindi è sempre un viaggio, l'ho titolato Rotolando verso Sud, il cinema del nostro mezzogiorno, nel senso che prenderò in considerazione un paio di registi appunto come Rubini e Papaleo, che sono due tra i più significativi registi che hanno proposto il Sud con i loro volti, i loro profumi, le loro storie ambientate in questa dimensione. L'ultima cosa che volevo dire è che ad ogni incontro sarà legata una piccola antologia fatta di recensioni sui film che andremo a vedere, che verrà distribuita ai partecipanti al mio gruppo, quindi spero di avere numerosi partecipanti. Avrei finito, 7 minuti ci sono stati. Grazie Andrea, grazie a tutti, siete perfetti come team. Sarebbe sì, certo. Adesso la parola a Francesco Osmetti, di cui abbiamo accolto questa originalissima proposta. Ciao a tutti, allora questo è il mio secondo anno come facilitatore della ghirlanda sui fumetti. L'anno scorso il tema principale era quella di che cos'è l'essere umano e che cos'è l'essere non umano, cioè ci eravamo concentrati sulle caratteristiche che possono essere considerabili umane o no tramite il fumetto. Quest'anno invece il tema sarà quello della divinità.
La divinità perché? Perché in tutte le epoche storiche si è cercato di riprodurre la divinità anche solamente per dargli una forma e quindi comprenderla meglio. Il fumetto è un po' diciamo l'ultima frontiera di questa questione, perché il fumetto appunto è qualcosa che viene sempre ritenuto come leggero, molto pop, che va incontro ai giovani, ma può affrontare dei temi importanti come quelli della divinità, a volte casualmente, a volte volutamente. La cosa importante è appunto che questo gruppo, non vorrei tramite il gruppo di lettura criticare nessun tipo di religione, visione della religiosità, no, non mi interessa. Quello che è importante è vedere come gli autori dei fumetti del nostro tempo vedono la divinità, perché all'interno del fumetto c'è la componente grafica, che è molto importante, appunto. Riusciamo a visualizzare quello che l'autore ci vuole far visualizzare. Ho articolato i 5 incontri su alcune domande, 4 domande e una non domanda, perché la divinità appunto è un tema enigmatico, cioè tutti si interrogano su chi essa. Allora, il primo incontro, quello di febbraio, ha come tema il Dio esiste. Allora, parleremo di mondi in cui la divinità c'è, ma forse se ne sente la mancanza in un certo senso. C'è una ricerca della divinità, oppure c'è una voluta sostituzione dell'uomo nel divino. Il secondo incontro, invece, è quello senza la domanda ed è legato a come è possibile comunicare l'elemento divino e la fede, in particolare quella cristiana, perché ci sono pochi appunto documenti sulla cosa, tramite dei giornalini. Ho preso in considerazione il giornalino e il messaggero dei ragazzi, dove vi sono delle storie di profeti e santi che vengono caricati di questa aura divina, e proveremo a capire se ci riescono a centrare il punto, riescono a arrivare al cuore dei giovani. Dopodiché abbiamo il terzo incontro, quello di aprile, Dio siamo noi. Allora, questo è un incontro che reputo molto interessante, perché all'interno ci sono tutti quei personaggi che per casualità o no arrivano a diventare delle divinità. Quindi se nel gruppo di lettura dell'anno scorso abbiamo parlato di quali sono le caratteristiche dell'essere umano, questa volta parliamo del che cosa è la caratteristica che rende divini, a cosa noi leghiamo il divino. Ecco. L'incontro di maggio invece è una sorta di confronto, nel senso che se in tutti gli altri incontri troveremo forme monoteiste principalmente, in questo caso troveremo invece forme politeiste, e si farà riferimento a quelle mitologie che hanno arricchito molto l'immaginario della cultura pop, in particolare quella celtica, norrena, egizia, greca e latina. L'ultimo incontro è appunto quello di giugno, è quello di Dio diverte. Allora, questo ultimo incontro si basa sul fatto che molto spesso vengono realizzate delle caricature delle divinità, appunto, perché si cerca di comprendere meglio, in un certo modo, la fede, ma non solamente per questo motivo, anche per trattare l'argomento con più spensieratezza, ecco. Inoltre ci tengo a precisare questa cosa sul gruppo dei fumetti, che sì, il fumetto è divertimento, è evasione dalla realtà, assolutamente, però come ho detto all'inizio può trattare di questi temi anche un po' impegnati, perciò per chiunque non legga fumetti da tempo o che non si senta particolarmente coinvolto, ben venga.
che partecipi anche a questo gruppo. Non siamo a fare delle lezioni sui fumetti, siamo per condividere qualcosa tutti assieme e penso che appunto farlo su un tema del genere possa essere anche interessante per i più scettici. La parola è Manno Vercesi, che penso sia noto in più, comunque è un collega della Biblioteca Civica e che come al solito ama temi semplici. Sì, permettetemi, mi voglia di iscrivermi a tutti quelli che mi hanno preceduto e forse lo fanno. Il nostro tema è complicatissimo, infatti si riassume in due magliette, due t-shirt. Non so se si usano ancora, però una t-shirt che a me è sempre piaciuta, ma non ho mai usato comprare, quella che ha scritto E uguale MC al quadrato. E spesso mi sono chiesto perché uno compra e indossa questo tipo di maglietta, dato che la spiegazione reale, fisica, di quella equazione è complicatissima. Però a uno piace averla, chissà perché. L'altra maglietta, che non so se si usa ancora, ma noi AGE la amavamo, poi una stranissima frase di Nietzsche che dice che bisogna avere dentro di sé un caos per partorire una stella danzante. Nessuno capiva cosa voleva dire, ma piaceva molto questa frase. E ce l'hai? Ce l'hai. Pensando a queste due magliette mi sono così un po'... Esatto. Mi sono un po' interrogato su queste due parole, la parola ordine e la parola caos. E ho detto, ma potrebbero creare come gli argini di un percorso, che come a noi piace fare, noi della lampada di Diogene, fare un percorso che attraversa diversi territori, diversi saperi. Noi non ci concentriamo su una cosa, letteratura, ma li attraversiamo un po' tutti, in nome di queste due parole che ci fanno un po' da guida. Due parole che se ci pensate... risalgono all'inizio della nostra infanzia, alla voce della mamma: metti subito in ordine le tue cose, in questo caos non si può vivere. E allora subito il caos è negativo, l'ordine è positivo. Ma non è la mamma o il papà. Questa cosa c'è nei miti di creazione. Esiodo dice: in principio era il caos, il grande caos, e poi il mondo esiste nel momento in cui dal caos emerge l'ordine. Ma se prendete anche il racconto ebraico della Genesi, all'inizio la terra era informe, deserta, eccetera, e poi Dio, più che creare, mette in ordine, se ricordate, separa la terra dalle acque, mette a posto la stanza, insomma. E allora noi veniamo su con l'idea che l'ordine è buono, che conoscere è mettere ordine, tant'è vero che i greci hanno chiamato il cosmo, cosmo, cioè ordine. È interessante questa cosa. Pensate a quando da bambino avete magari aperto un giocattolo, avete visto dentro, avete capito come funzionava. Pensate che emozione è stata. È l'emozione della conoscenza umana quando capisce come funziona qualcosa. Pensate a come l'umanità, tappa dopo tappa, ha capito come funziona il sistema solare. Ci è voluto tanto tempo. Pensate che emozione. E alla fine con Newton a dire... ecco, Dio se c'è, e se non è nei fumetti di Francesco, è un grande orologiaio che sa fare dei meccanismi perfetti. E il caos sempre se ne stava a cuccia come l'elemento negativo. A un certo punto il caos ha avuto la sua rivincita, perché è bastato che un re svedese, qui torniamo al nord Europa, che si chiamava Oscar II, a un certo punto aveva messo un premio in denaro, si usava così, a chi rispondeva alla seguente facile domanda: ma il sistema solare resterà stabile per sempre? O Venere entrerà nel Sole, Giove se ne andrà per conto suo, Marte e Saturno si scontreranno? Dai, rispondetemi a questa domanda. Il premio era consistente e hanno cercato di rispondere. E in realtà, voi sapete qual è la risposta a questa domanda? Non lo sappiamo, non lo sa nessuno. Perché... con Newton tutto era illuminato, ma appena si sono messi a scrivere l'equazione di tre corpi che si attirano per gravità tra loro, hanno scoperto che questa equazione non si può scrivere. E noi viviamo dominati dal caos. Il sistema solare sarà stabile? Non si sa.